ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Dragon Age Inquisition, pronti a continuare la storia perché finalmente abbiamo scoperto dove dobbiamo andare, cioè in questo bel posto dimenticato da Dio. E soprattutto, una cosa non molto importante, ma che comunque voglio farvi sapere, se ammazzando lo stesso questi idioti, è che appunto ho scoperto come registrare per più di 30 minuti o massimo 30 minuti. Hanno fatto l'aggiornamento del PlayStation Store o comunque del Share Factory. Di conseguenza adesso possiamo registrare fino a 30 minuti. Porca puttana. Vabbè, posso registrare fino a... non mi ricordo quanto, sinceramente. Che cazzo ho fatto? Non so cosa sto facendo. Ok, lei, mi scusi. Lei, crepi. Bravo. E quindi adesso possiamo fare episodi lunghi 30 minuti. E questo sarà uno di quegli episodi, appunto. Cercherò di non crepare, però, porca puttana. Dai, ciccio, dai che ce la facciamo, Cassandra. Questi tizi sono davvero troppo forti. Non riesco a capire perché non riesco a batterli certe volte. Ma in ogni caso, ce la facciamo? Dai che ce la facciamo, ho capito come si gioca più o meno. Perché non giocavo da un po'. E mi resuscitate il personaggio, per cortesia, vorrei che mi resuscitasse il personaggio. Crepa! Non crepa sta tizia, guarda com'è osso duro. Crepa! Ok, bene, possiamo parlare liberamente senza che devono sfondarci per forza il culo? Sì, brava, contro l'aria. Qualcuno salvi il mio personaggio, per cortesia. Niente, muore Dorian tra poco. Muore, perfetto. Lei, crepi molto male. Non ho più la forza di usare R1, perfetto. Quindi non possiamo più usare R1, molto bene. E crepi. Niente, non vuole proprio crepare sta tizia. Ok. Fatto? Non so se... non credo fosse una missione principale, ma comunque ce la siamo incarrati davanti, quindi... Salve, Tenente Farrow. Sì, buongiorno. Qual è la situazione? Between the Hakonites and the wildlife, this isn't the easiest place to maintain a presence. The river's the best way for the Inquisition to send supplies from Skyhold, or it would be if we could travel safely along it. The Hakonites set up camps near the banks, and they attack anyone who gets within view. Ok, devo andare. Grazie, Ciccio. Sì. Credo sia una missione secondaria che io ho fatto comunque a prescindere, perché... ehi, ce la troviamo davanti, facciamola giustamente. Abbiamo un arco figo fantastico. Allora, accampamenti eliminati, fauci sdentate. Che bella missione, fauci sdentate. In ogni caso troviamo un po' di roba da depredare qui intorno, perché appunto ci serve la pelle di Swaffer, anche se non so cosa sia Swaffer. Comunque, lasciando perdere la missione principale qui davanti a pochi... oh, porca puttana, sti cavolo di tizi non si fanno mai i cacchi loro. Allora, la scorsa volta siamo appunto arrivati qui dove appunto dovevamo trovare il tizio, dove sulle sponde della riva di questo fiume dovevamo fare qualcosa, ma non mi ricordo cosa precisamente. Di conseguenza abbiamo poca vita, mettiamoci un po' di salute, anche se mi sa che creperemo molto male, perché è una cosa che si sa ormai, ragazzi. Noi crepiamo sempre molto male, e quindi prendiamoci anche un po' di questa. Ok. Bene, siamo pronti a un altro scontro, l'ultimo sangue ovviamente, contro questi bei uomini. Muori, ciccio. Ok, allora, facciamo così. E poi è un cazzo, giustamente. Ok, no. Via, fuga. Ok, ti puoi rimettere la vita, amico. Ok, allora, mettiamoci. Ok, ragazzi, siamo in una barriera protettiva del cazzo. Ok, vai che a terra, lo sdrumiamo di botte. Ok. Puoi morire? Oh, che cazzo. Dai. No, non c'ho la capriola. Benissimo. Sì. Sarei un po' corto di cazzi qua, sì. Ma porca puttana, ragazzi. Odio porco. Ok, con calma. Cerchiamo di rianimare qualcuno. Posso rianimare qualcuno? Sono rimasto solo io. Fantastico. Cassandra, rianima Cassandra. Merda assoluta di una merda. Dai, l'hai rianimata. La rianima... vabbè, vai che la rianimi, vai che ce la fai. Ok, Cassandra è OP, Cassandra ce la facciamo. Con Cassandra è probabile riuscire a vincere. E sono rianimati tutti, come cazzo sono rianimati? Vabbè, Dorian, senti. Oddio. No, mi dispiace. È il cazzo però, dai, porco Giuda. No, Varric, fuggi Varric come se non ci fosse un domani. Tanto loro non attaccano da lontano, giusto? Spero di no, ma quello si sta rimettendo la vita.
Oddio, oddio, via, via, via. Varric, fuggi. Vai come com una lepre. Com non contro i muri. Oh, porca puttana, sto Varric. Ma dov'è la gente che avevo salvato? Si è già dilatata. Guarda come camminano felici mentre io sto crepando qua fuori. Guarda che bastardi. Scusi. Scusi, siete andati a fanculo? Ah, grazie. Ok, possiamo rianimare tutti nel frattempo che loro stanno andando un po' a fanculo. E quindi rianimiamo anche Dorian, perché Dorian ci deve dare la salute per riuscire a vincere. Ok, non so cosa ho detto. Comunque, prendiamoci un po' di vita qua, non ci sa mai. E no, lui l'ha finita perché è uno stronzo. Pure lui, perché sono due stronzi contemporaneamente. Allora, state vicini ragazzi che recuperate la salute. Mi raccomando, non allontanatevi. Bravi, stavolta sentono, la prima volta in tutta la mia vita. Allora, siamo pronti per il secondo match, la seconda ondata. E schivata da dietro, incredibile, prende la vita e sbaglia completamente. No, cosa succede? Non capisco un cazzo. Ok, fuori uno, la patata è morta, attenzione, la patata è morta. Io crepo, ma perché crepo sempre io ragazzi. Porco Giuda. E dai, ah. Ok, dai, lei vuole crepare una buona volta però. Dai, 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 che è morto, dai, che è morto. Dai, che è morto, dai, che è morto. Dai, che. Ciccio, no, battere in ritirata non è una soluzione. Ok. Bene, ragazzi, abbiamo riuscito a battere. Siamo riusciti a batterlo? Sì, abbiamo finito. Possiamo andare a questa cazzo di missione finalmente. Siamo già a 6 minuti, dobbiamo arrivare a 30. Finalmente possiamo registrare 30 minuti di seguito, ragazzi. Non so se per voi sia un bene o no. Ditemelo qui sotto nei commenti. E io, ovviamente, rispetterò le vostre esigenze. Se a voi piace. Farò durare il video 30 minuti, se non piace tranquillamente 15 minuti. Non so inoltre se farò uscire due puntate al giorno, una di The Witcher e una di... Sto morendo, mi sa che muoio. E... decedi, avanti. Non sono deceduto. Perfetto, dicevo appunto, ditemi voi sempre nei commenti se volete una puntata di The Witcher, una puntata di coso alla volta. Insomma, quale puntate volete? Io, a prescindere per adesso, userò semplicemente la puntata. Un momento che salvo, sono qui. Vabbè, batte ritirata, ritirata, sto crepando. Ok, io per adesso metterò semplicemente una puntata di 30 minuti di The Witcher e una puntata di 30 minuti di Dragon Age, se ci riesco. Se non ci riesco, pazienza, riuscirò a mettere soltanto una puntata al giorno, sempre di 30 minuti però. Ovviamente quelle di GTA online oppure quelle di video cazzeggio non le farò durare 30 minuti perché altrimenti sarebbe troppo palloso. Di conseguenza, una volta fatto tutto ciò, possiamo passare all'attacco contro questi bei umi. E crepo, perché io crepo sempre, io sono una pippa allucinante. Che cazzo fate qui? Io sto là a morire e voi siete qui lontani senza fare un cavolo. Grazie. Adesso sono rispawnati tutti, grazie mille. Sì, tu sei qua, non so come stai qua, ciccio. Vabbè. Andiamo avanti, ragazzi. Non facciamoci pretese e uccidiamo tutti, anche il demone dell'ingordigia. Però livello 26, dai, io non sono livello 26. Non potete fare queste bastardate. Ok. Prendi la vita. Prendi la vita, ho detto. Ok. Bene, bene, bene. Bene così, bene così. Ciccio, mi sa che creperai molto presto. Dammi la vita. Perfetto, ragazzi, stiamo andando benone. Stiamo andando benone. E squarciagli il culo. E prendi la vita. E poi squarciagli il culo ancora. Mamma mia. La tattica. La tattica. E dai però, crepi. Ok, perfetto, perfetto. Possiamo chiuderlo? No, manco per il cazzo. Mi sa che qui hanno avvantaggiato gli squarci. Se vedete, la vita dello squarcio è molto più ampia, diciamo così. E vabbè. Gesù, sei tu? Puoi aiutarci in questo momento? sì. Continua a ridere e vedi che ti spacco il culo molto meglio di prima. No, 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 scherziamo. Tu sei molto più forte. Porca puttana. Non ti mettere così, Cassandra, muoviti, porca. No, no, via, via, fuga, fuga, fuga assoluta. No, 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 no. Con calma, datemi tutto quello che dovete darmi. E non c'è un cazzo. Ottimo. Posso usarla? No, non posso usarla. Benissimo ragazzi, benissimo, carichiamo la partita, che dite, facciamo prima? Assolutamente sì. E adesso sapete qual è la tattica infallibile per... sapete qual è la tattica infallibile per non riuscire a morire in questi casi? Per riuscire a non morire in questi casi? Semplicemente questa. Cavallo, cavallo. Fuga assoluta. Non sono qui a perdere tempo contro questi uomini malsani, perché io vi ricordo che sto giocando ancora a livello incubo. Anche se non dovrei farlo perché l'obiettivo già l'ho sbloccato, i trofei già li ho sbloccati. Quindi non so perché sono ancora a livello incubo. Ma vaffanculo, me ne vado. Arrivederci, arrivederci amici miei. Eh no, fanculo però, dai. Ragazzi, correte, non abbiamo speranze. Allora adesso si girano. Lo sapevo. Sono coglioni forti questi tizi, raga. Ormai l'abbiamo capito. Avete finito di rompere i coglioni? Perfetto.
Bene, bene, bene. Siamo pronti ad arrivare quindi al prossimo punto di destinazione, che sarebbe quel punticino lassù in bellissimo stato che vediamo. E io sarei curioso di vedere dov'è lontano. Ok. Pensavo fosse un po' più lontano. Vabbè, comunque prendiamo il cavallo, che facciamo più presto col cavallo, perché ovviamente non sono qui a perdere tempo, come vi ho già detto. Cici, sono scappati. Fantastico. No, mi dispiace, vaffanculo. Ragazzi, mi dispiace davvero tanto, ma io vi ricordo che non gioco da parecchio tempo. Cioè, mi sono completamente disabituato a giocare a questo gioco. Non so più la tattica giusta per battere appunto determinati nemici. Di conseguenza vorrei scappare semplicemente senza imbattermi in determinati nemici più forti del sottoscritto. E di conseguenza lasciarci alle spalle molte cose secondarie, perché appunto non ho voglia di ammazzarli tutti. Perché inoltre non mi va più tanto di giocare a Dragon Age, come avreste ormai potuto vedere. E quel coso, che cazzo è sta roba? Oddio, fuga. No, cavallo. Che cazzo fa sto ragno? Cammina indietro, è uno scorpione. È uno scorpione ragno. Ok, fuga. So che sembrerò un bastardo a fare queste cose, ma non riesco ad ammazzarli, ragazzi. So che non riesco ad ammazzarli. Quindi andiamo avanti e basta. Ma quanto cazzo è lungo sto posto? Davvero, io mi sono perso. Oh, Dio santo. Vabbè, andiamo avanti. Salute e basta. Cacaci la minchia, devi cagarci. Ok, possiamo scendere adesso? Siamo arrivati al fiume. Allora, dobbiamo arrivare quindi al pinnacolo per riuscire a non ricordo cosa. Gli antichi scoli. Bello. Allora, questo posto sembra alquanto confortevole. Ci sono anche le macerie, guarda. Dell'acqua, c'è anche la doccia incorporata. Mamma mia, è un posto di tutto rispetto. Ok, mi sa che dobbiamo salire più su possibile, visto che il coso si trova qui e dice che è oscurato. Quindi saliamo ancora più su. Vai ciccio. Però se mi dici di andare dall'altra parte, forse è meglio. Vabbè, continuiamo a salire da questa direzione, va. Allora, questo titolo, diciamo così, Dragon Age Inquisition, vi ho parlato molte volte di questo titolo, solo che non vi ho parlato della noiosità che comporta. Non mi sono mai accorto di questa cosa, per cui farò altri titoli del genere, almeno credo, sempre, perché i GDR sono i miei preferiti, ma purtroppo so che questo titolo non può dare troppo divertimento, di conseguenza... Sì, so che questo titolo non può dare, porca puttana, tanto divertimento, ne sono a conoscenza e spero che voi non vi annoiate a guardare questi video, adesso che li farò soprattutto di 30 minuti. Quindi reclamiamo questo posto, ma andiamo avanti senza parlare più, perché lì c'è troppa gente. Ah, porco Giuda... Allora, siamo pronti? Picchiatore acconito, vada a picchiare sua sorella, che è molto più bravo in questo. Mi raccomando, non picchiate le sorelle. Non so perché dico questo, ma vabbè, lasciamo perdere, va. Ah, ormai sono fuso completamente. Ma un colpo, guardate, ragazzi, un colpo mi leva a metà vita. Può crepare lei? Gentilissimo. Ok, lei. Sì, lei, guardi. È molto brutto, ci sta anche incazzando, però non si incazzi, la prego. Qui siamo tutti civili. Non vorremmo che qualcuno si incazzasse per colpa nostra. Dai, prendi la vita. Ok, bene. Ma quanti ne escono? Oddio santissimo, quanto ne stanno uscendo, ragazzi? Merda. Ritirata. Runa strategica. Ritirata strategica, fuga. Fuggisci, amico mio. Fuggisci, what? Ok. No, non mi prenderete. Varric è troppo agile per essere un nano. Ha un'agilità di un licantropo. Sì. Cassandra? Cassandra, sei morta? Cassandra? Abbiamo altre pozioni. Perché sono qui, porca puttana? Non volevo starci. Frantumato, folgorato, è la madonna. Beh, era un po' complicato. È stato un po' complicato, ho dovuto tagliare questa parte perché ne erano davvero tantissimi e quindi siamo tornati, fortunatamente sì. Allora, erano davvero un botto, quindi ho dovuto tagliare tutta la parte perché altrimenti stavo io che dicevo «Ehi muori, ehi ciccio muori, ehi muori!» e cose del genere, cose davvero inutili. Non so perché dovrei aspettare qui, ma nel frattempo noi rubacchiamo un po' di cose in giro. Anzi, nel frattempo sapete cosa facciamo? Ok, lui usa i trasporti. Nel frattempo noi vediamo che arma abbiamo preso, perché ho preso un martello da quell'uomo che sarebbe il... qualcosa. No, chi spostano gli oggetti? I tasti. No, che cazzo stai facendo? Allora, oggetti di valore. Non questo. Dove sono gli oggetti di valore? Oddio, non so più i tasti, ragazzi. Allora, sì, di qua. Oggetti di valore, sorre. Equipaggio, che cazzo ne so. Va benissimo così. Allora, non ricordo praticamente nulla di tasti. Allora, questo è 318. Per vedere la differenza, come si faceva? Mi sono dimenticato. Esamina. Ah, ok. Oh, capisco.
Interessante. Ok, direi che è abbastanza buona. Non male, direi che è abbastanza buona, però io mi terrei la mia perché ha più costituzione, più forza, di conseguenza migliore gli status e questo ci fa davvero comodo. Comunque, aspettiamo qui. Bene, abbiamo aspettato per lustro all'aria. This is brilliant. This must be what the spirit meant. Excellent find. Sì. I can see this is an ancillary station. Likely a scouting post for the larger structure to the east. Dai, zitto, arrivederci. Bene, quel tizio parla a caso qui, credo fosse diretto a Meridan, appunto, dove stiamo scoprendo dove è andato Meridan. This is Tevinter. From well before the last inquisitor's time. I understand they use such tiles as locks. A culo, totalmente a culo. Wow. Ragazzi, ve lo giuro, sono andato totalmente a culo. Non so se l'ho fatto bene, potrei anche averlo sbagliato. Ero andato totalmente a culo, giuro. Ok, ma I got Professor Kenrick here safely. Lady Harding was in the wilderness. Ok, qui ho fatto, dobbiamo andare avanti. Vi giuro ragazzi, sono andato totalmente a culo, non so che cazzo, come cavolo ho fatto. Ma lasciamo perdere. Allora, qui c'è una barriera. Ok, cosa dovrei fare qui? Un beneamato cazzo. Dorian, puoi fare qualcosa? Dorian? Un beneamato cazzo manco lui. Ok, proviamo a salire qua su. Forse c'è qualcosa, una leva, qualcosa da attivare. O dei modi per capire come poter andare lì sotto. Puoi vedere? Esce Dorian che dice non succede un cazzo. No good. Grazie Cassandra. In questo DLC sta sempre gente che dice: ehi, non succede nulla. Ehi, 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 ehi. Zero. Non succede nulla. E porca puttana. Ok, allora vediamo un po' qui nei dintorni. Potrebbe esserci qualcosa di interessante. Cosa dite ragazzi? Siete d'accordo con me? Non credo, ma comunque cerchiamo lo stesso. Perché, ehi, non abbiamo un cavolo da fare. Accendi la torcia. Forse con la torcia ci saranno più probabilità di capire che cazzo si deve fare. Sì, non posarla così però, dai. Ah. Sì. Well, that didn't do the trick. Grazie. Mi ispira davvero tantissimo quella cosa. Temo che non sia servito. Va bene, cerchiamo qualcos'altro allora. Io odio gli indovinelli, però c'è, ci sono in questi giochi. Come faccio a non farli se ci sono? Quindi, allora, troviamo palme di merda. Ok, a parte le palme di merda e la merda di palme, cerchiamo qualche altra cosa da fare. Forse devo andare adesso con questa cosa laggiù e vedere se mi sblocca qualcos'altro. Non so neanche se l'ho fatto, quindi buttiamocela così la cazzo. Yay! Ok. Ah, qui c'è una leva. Cosa ho fatto? Temo non sia servito. Non era questo che volevo fare, ciccio. La torcia. Ok. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, cosa sto facendo? 6, 7, 8, non lo so cosa sto facendo. Qui, ah, e questo che cazzo è? Non ci sono andato di qua, scusate, non avevo visto questa porta. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Non mi serve, è solo per un mago. Vaffanculo, sti cavolo di maghi si prendono loro tutto quanto. Esamina, cos'è questa? Ah, ok, no, pensavo fosse qualcosa per andare avanti, dannati luoghi inutili. Ok, cerchiamo qualche altra cosa qui nei dintorni. Questa qui potrebbe essere un modo per aprire le porte, ma non ho la più pallida idea di come si apra. Come si debba aprire comunque. Perché? Ah, ci sono i cosi! Devo lasciarne uno all'interno. Quindi se faccio così, devo lasciare quello all'interno. Ok, per adesso va bene. Continua ad andare bene. Non va bene. Dannazione, questo luogo è un labirinto di Satana. Satana, perché fai questo ai tuoi predecessori? Cosa? Cosa ho detto? Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, il mio personaggio me lo immagino tutto incazzato. Come cacchio si fa sta roba? Manca l'ultima. Allora, so che questa non sarà una cosa buona da fare, ma io vado qua. E sono un coglione. Ok ragazzi, scusatemi, non stavo registrando, ma purtroppo ce l'ho fatta. Cioè purtroppo, finalmente ce l'ho fatta senza guide né nulla. E
Era semplicemente un po' complicato, sì, ma ce l'ho fatta. Allora, semplicemente dovete andare su questi cosi, sì, seguire lo schema che c'era scritto lì, e ognuno di questi cosi attiverà altri al suo, diciamo, esterno. Tipo, questo qui attiverà quello davanti e quello a destra e quello a sinistra. Questo qui attiverà quello a destra lì, questo a sinistra qui e questo davanti. Di conseguenza dovete attivare tutti e alla fine interrompere quello al centro. Senza mai toccare quello al centro però, perché altrimenti si sarebbero spenti tutti quelli attorno. Quindi, di conseguenza, vediamo che altro c'è qui nei dintorni. Ad esempio questo bel baule, che sarebbe un baule come quello di prima, immagino. No? Pietà di Akkon. Bene, non so cosa sia la pietà di Akkon. Vediamo un po' cosa c'è. Cioè, che cos'è soprattutto. Non la scheda, personaggio idiota. Bene, pietà di Akkon. 460? What? Sul serio? Oh mio Dio, oh mio Dio. È potentissima. Ha un'aura potentissima. Roba tipo Junior e Dragon Ball. Ma comunque, abbiamo attivato le porte. Quindi penso che adesso riusciremo ad andare avanti. Sperando ovviamente in Dio. Dio, ci sei? Mi sa di no. Bene, quindi credo dovremmo fare un altro fottutissimo indovinello con queste leve, anche se non so qual è, forse... No, questa non si attiva. Allora, secondo me, mio parere del tutto personale, dobbiamo attivare tutte le leve che ci sono, dopodiché attivare questa qui, infine, per poi attivare la porta. Questo almeno è una mia idea personale, come ho già detto, quindi per adesso non succederà nulla. Non ha funzionato. Grazie, invece di dirmi questo, potreste dirmi casomai: ehi, Zero potrebbe farsi in questo preciso modo. Invece no, e invece no, siete qui a rompere i coglioni come ogni giorno. Allora, a parte questo, andiamo a tirare l'altra leva e contemporaneamente faccio tirare anche questa da Cassandra. Cassandra? Ah, ok, è lì. Perfetto, faccio tirare anche questa da Cassandra, così vediamo se il meccanismo si attiva in questo modo o devo fare qualcos'altro per attivarlo. Fortunatamente spero che di non arrivarci a questo punto, perché altrimenti significa che saremo qui per un bel po' di gameplay semplice e diretto. Quindi, allora, attiviamo questa con... Mi? No? Sì? Forse? Allora, attiviamo prima questa. Ok. Fammi scegliere Cassandra. Ok, dov'è Cassandra? No, che difendi? No, fammi essere Cassandra. No, ma che cazzo stanno facendo? Cassandra. No, è qui, stupida idiota. Bene, quindi procediamo con il tempo. Ok. Non ha... l'ha attivata di già. Perfetto, l'idiota. Allora, andiamo di qua. Saliamo le scale. Attiva questa fottutissima leva. D'accordo? Adesso prendiamo il mio personaggio che si trova... sicuramente, lo sapevo, brutto idiota di merda. Si trova qui. Allora, lei non l'attivare, non la... È l'attivata. Grandioso. Sua sorella non ha funzionato. Tutti fermi. Non difendi, fermi. Oddio santo. Ma cosa fa Cassandra? Come fa a essere già qui? Allora, no, niente ragazzi. Che dirvi? Che ci sono quegli idioti che camminano e che corrono spalancati lui. Guarda, Baywatch versione donna, nano e uomo ricco. Sì, funzionato? No, manco per il cazzo. Allora ragazzi, non so cosa fare. Semplicemente non so cosa fare. Proverò per molte volte per conto mio anche... non so, proverò per conto mio, andrò giù, andrò a vedere se possibile. Cercherò di non vedere qualche guida. Ma se proprio non ci riesco, mi spiace, devo fare... Lì ci sono delle leve. Bene, quindi scopriremo nel prossimo video gameplay come si fa. Io cercherò di capire per conto mio. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Questi video di 30 minuti vi siano piaciuti. Se sì, commentate, condividete, commentate. Che cazzo ho detto? Iscrivetevi, commentate, condividete, Ragazzi, fate quello che cazzo volete. Io sono Zero e noi ci vediamo come sempre e come al solito in un prossimo video gameplay. Bye bye. Yay! E devo scendere comunque, tanto questi sono immortali, scendono da 50.000 metri di altezza e non si fanno mai un cazzo.